Sono Claudio Santamaria e ho letto Limonov di Emmanuel Carrère per la Emons Audiolibri. Eccolo qua. Mica piccolo. Conosce l'Asia centrale? No, non la conosco. Non ci sono mai stato. Ma già da bambino ho visto delle fotografie. Quelle scattate da mia madre nel lungo viaggio durante il quale mio padre si è occupato di me con affetto maldestro. All'epoca i padri non avevano l'abitudine di occuparsi dei figli piccoli. Erano foto che mi angosciavano e mi facevano sognare. Un romanzo avventuroso tratto da una vita altrettanto avventurosa e straordinaria come quella di Limonov. Personaggio assolutamente controverso, contraddittorio, paradossale a volte. Quindi è stato veramente un bellissimo viaggio. Nel senso che una vita talmente avventurosa, vasta nel senso non della lunghezza quanto della profondità delle esperienze vissute da Limonov, e totalmente piena di esperienze diversissime tra di loro che diventa un romanzo eccezionale. E davvero ha fatto delle esperienze così profonde che, come dire, per noi occidentali, per la vita che facciamo, ognuna di queste esperienze è assolutamente, da un certo punto di vista, invidiabile. No? Lo stesso Carrère invidia alcune parti della vita di Limonov. Però appunto, ecco, la cosa che mi piace molto di questo personaggio, al di là delle varie esperienze, dei vari ambienti che ha frequentato, è la sua onestà di fondo, sempre. Cioè, comunque, il suo essere onesto anche nel dire cose che possono sconvolgere o sconcertare le persone con cui parla, insomma, nel difendere sempre fino in fondo le proprie idee, quello che pensa e quello che è lui.